Salve a tutti, sono Octi di Pura Febbre Italiana e in questo video parleremo delle skin gratis che potremo ottenere in questo periodo natalizio di Fortnite. Eh sì, perché è proprio un periodo natalizio, ma io comunque tengo il mio cappellino da 50 centesimi perché si sa è il mio cappellino. Comunque direi di andare subito a vedere tutte le skin gratis che potremo ottenere in questi giorni di Fortnite. Però un'ultima cosa prima di iniziare, volevo ringraziare tutti coloro che mi stanno supportando come creatore, siete veramente tantissimi, mi fa strapiacere avere così tanta gente che crede in me, quindi grazie mille. Come sapete la Epic Games ha fatto appunto una specie di calendario dell'avvento di Fortnite natalizio, in cui ogni giorno avremo da fare una missione che ci garantirà un bonus. Io vi consiglio di farlo assolutamente ogni giorno. Cosa vi costa entrare, fare giusto una o due partite per sbloccare il bonus? Anche perché dà oggetti esclusivi che non si potranno più avere, penso. Quindi in ogni caso è una cosa buona e dovreste farlo. Vediamo un po' quale missioni. Danneggia gli avversari con diverse armi, danza sotto gli alberi di Natale, distrugge le decorazioni fiocco di neve, vola negli anelli con l'aereo, colpisce un giocatore con una palla di neve in partite diverse, cerca casse, cerca nidi oca in riva ai fiumi, gioca un'unità creativa, gioca una partita con gli amici, ringrazia l'autista del bus in diverse partite, ottieni punti con lo snowboard. Quindi forse ci saranno gli snowboard. Usa bombe o regali buggy. Posiziona i dispositivi su un'isola creativa. Visita i bastoncini di zucchero giganti. Quindi queste sono le missioni comunque che avremo nei 14 giorni. Non si sa l'ordine esatto comunque sono questi. Ma adesso andiamo a vedere quello che sblocchiamo appunto con queste missioni. E questi sono tutti gli oggetti che sbloccheremo nel corso delle varie missioni, appunto completamente gratuito. E ragazzi, fidatevi che è tanta roba, perché voi dite ma non c'è nessuna skin. Beh, c'è un deltaplano, c'è un piccone, c'è uno zainetto, c'è una mimetica, tra l'altro fighissima, c'è un emote, anzi ci sono due zainetti tra l'altro. Cioè, più di così cosa si può chiedere? Allora, la prima cosa che vediamo è sicuramente questa ghirlanda con una spada. Questo è uno dei premi. Poi c'è questo balletto che non so cosa sia, non conosco benissimo, però è comunque un balletto. Poi un emote del coso, un fiocco di neve, un emote del pupazzo di neve, un bel deltaplano, tipo per DJ Yonder, penso. Sì, penso proprio sia il deltaplano di DJ Yonder questo. Poi abbiamo questo sfondo qua, che è parecchio figo. Questo sfondo qua che è stato già sbloccato, era del secondo giorno. Questo zainetto qua col Merry Marauder, così il bastoncino di pan di zenzero. Questo piccone, che non è niente di che, però è pur sempre roba gratis. Questo spray, quest'altro spray con l'aereo, una palla di neve e questa mimetica fighissima. E per finire c'è un regalo a sorpresa, c'è un regalo che non si sa. Magari sarà una skin? Può essere. Una bella skin per finire, perché c'è tutto tranne che una skin, quindi probabilmente magari sarà una bella skin, anche perché non penso che come regalo finale ci sia uno spray, dai, sarebbe schifoso, cioè. Ditemi le vostre teorie su quello che potrebbe esserci, o ditemi quello che vorreste che ci fosse. Inoltre sono anche state viste le schermate di caricamento delle varie settimane. Questa è quella della settimana 3, quindi se completate tutte le missioni vedrete questa, poi questa è della settimana 4 e questa della settimana 5, quindi in pratica ogni settimana c'è la skin addebita, diciamo, a quella settimana che è presente in un sfondo. Inoltre c'è questo leak di questa mappa tutta innevata. Tanti dicono che tutta la mappa si inneverà pian piano. Non so se è semplicemente un Photoshop ben fatto o se è una cosa vera, però tante pagine hanno leakato questa cosa, quindi non so se sarà vero oppure no, ma molto probabile che sarà sì, così vero. Comunque queste sono tutte le altre skin che potremo trovare all'interno dello shop, o comunque sono state trovate nei dati di gioco. Proprio per questo fatto io penso che questa sarà la skin che ci verrà data il 25. Non sono sicuro, ma potrebbe essere. Allora, poi vediamo le skin ghiacciate, ma di queste ne parlo dopo nel video. Invece questa è la skin del PlayStation Plus, quindi chi ha il PlayStation Plus ha sbloccato quella skin in più. Comunque ecco qua una foto molto più grande, diciamo, della skin della PS4, dell'account PlayStation Plus, eccetera eccetera eccetera, che chi appunto ha il PlayStation Plus sbloccherà, che è questo tipo con la calcolatrice che segna le kill che hai fatto in partita e è diciamo un secchione, tipo, che ha tutta la maglia con il pulloverino, gli occhiali, eccetera eccetera, proprio tipo un po' un secchione. Poi vediamo di nuovo lo zainetto del Merry Marauder e l'altro piccone là che ci sarebbe stato dato. Però vediamo tutti questi altri super picconi che
teoricamente sbloccheremo nello shop man mano con queste ali qua, tipo super nere, che penso siano sempre una cosa di questa skin qua, non sono sicuro. Poi ci sono queste tre skin che sono semplicemente gli zainetti di queste altre tre skin, però versione ghiacciata. Qua vediamo inoltre altri balletti e altre cose che sono state trovate nello shop, tra cui questa skin qua, altri balletti vari, eccetera eccetera. Per quanto riguarda i cavalieri ghiacciati, dovete sapere che nella mappa di Fortnite, nella zona innevata, ci sono appunto tre statue, quindi di questi tre personaggi ghiacciati, e sono indistruttibili. Quindi diciamo che la loro comparsa nello shop era una cosa pianificata o comunque già annunciata in maniera indiretta dall'Epic Games, come fa lei di solito. E infatti ci sarà questa offerta temporanea di 25€ dove si shoppano queste skin qua, tutte e tre. Ora, se devo dirvi la verità, è un'offertona assurda, perché queste skin qua separatamente costano 20€. Io addirittura ne ho due su tre, quindi tipo ho il corvo e ho anche lui. Mi manca solo questo e ce le ho tutte. Tanta gente si è lamentata del fatto che sono semplici reskin, diciamo, di skin già esistenti, che quindi chi ha il cavaliere rosso per forza deve avere anche il cavaliere di ghiaccio rosso. Io non sono d'accordo, perché è come dire, se io compro questa felpa nera in un supermercato e dopo un mese loro fanno le felpe di diversi colori e c'è la stessa identica felpa ma rossa, non è che io per forza quindi devo avere gratis anche la felpa rossa. Mi spiego? Sono completamente d'accordo con l'Epic Games. È giusto così, quindi è normale che non diano le skin completamente gratis a chi le ha già shoppate. E ve lo dico io che ne ho shoppate già due su tre, quindi se io sono d'accordo a non averle gratis, cioè, peggio di così, voglio dire, ovvio che tutti vorrebbero avere skin gratis, però siamo seri, insomma. Ma ora parliamo del tanto atteso Merry Marauder. Sicuramente è stato visto un altro stile che gli verrà fornito, sia quello del biscottino bruciato. E mi piace come stile, oltre al fatto che anche la sua faccia avrà dei cambiamenti di stile. Tuttavia, questa skin non è detto che ritorni, ma a fronte di tutto questo, ossia del fatto che hanno rifatto gli stili, eccetera eccetera, penso che molto probabilmente tornerà nello shop, come è successo per il Milite Teschio. Ma del resto penso che ogni anno certe skin torneranno. Il problema è che non siamo sicuri di ciò, quindi se volete shopparlo perché vi piace tantissimo, shoppatelo. Se lo volete shoppare solo per sentirvi degli OG di Fortnite, non fatelo, perché tanto ora che la shopperanno tutti non sarà più una skin rara, quindi ce l'avranno praticamente tutti, come è successo col Milite Teschio. Era una skin rarissima, è comparsa nello shop, la gente l'ha shoppata e non era più rara. Quindi se dovete shopparla solo perché vi sembra una skin rara, non fatelo, perché tanto la shopperanno tutti e non avrà senso. Io per esempio non la shopperò perché non mi piace più di tanto come skin, sinceramente. Cioè, se devo dirvi la verità, questa skin qua, tutta qua rossa con le cose, non è che mi ispiri più di tanto. Cioè, non mi sembra una skin chissà che fighissima. Però se ci verrà data in regalo a Natale, devo dire, cioè, niente male, voglio dire, pur sempre una skin gratis che fa piacere di avere. Ma sicuramente non la shopperei nello shop se ci fosse. Queste intanto sono tutte le skin che sono comunque già tornate nello shop. Secondo me, volete sapere quello che succederà? L'elfo non tornerà nello shop, e questo per un discorso molto semplice. Ogni anno io penso che l'Epic Games farà tornare tutte le skin dell'anno precedente meno una. L'ha già fatto ad Halloween facendo tornare tutte le skin meno una, che era quella del Gold Trooper. E probabile che quest'anno faccia la stessa cosa con l'elfo, quindi in pratica faccia tornare nello shop tutte le skin, tutte, tranne una, ossia l'elfo. E così ogni anno. Quindi l'anno prossimo vedremo tornare, magari adesso hanno aggiunto altre skin natalizie, l'anno prossimo vedremo tornare tutte le skin natalizie dell'anno prima meno una. E sicuramente comunque questa non la vedremo più. Questa sarà una skin veramente rara, che chi ce l'ha, diciamo, è un OG player. È una tattica che appunto l'Epic Games ha già fatto ad Halloween, quindi molto probabilmente la vedremo anche gli anni prossimi. Chiaramente non è una certezza, ma è molto probabile che avvenga. Anche oggi ringraziamo la pura febbre della Nation qua, grazie mille per essere iscritti, noi siamo già in 181.000 e cresciamo sempre più. Commentate con quello che ne pensate voi di questa iniziativa dell'Epic Games, lasciate un mi piace, condividete il video e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Much more.